pronta questa benedetta carbonara? Sì. Ingredienti per 4 persone: 5 uova. Soltanto il tuorlo. Solo il tuorlo, brava Federica. Pecorino romano, guanciale. Noi stiamo usando che cosa? Il guanciale di? Di suino nero. Dei? Nebbi. Che burro, che burro. E la pasta, quella buona, quella buona. Per l'occasione, vi ricordo che domani, se non sbaglio, va in onda Report. C'è un servizio che parla sull'essiccazione della pasta e i grani utilizzati nella pasta. Io utilizzo la pasta del pastificio Piazza. Sì, quella buona. Quella buona, come dice Federica. Allora, procedimento semplicissimo. Taglieremo il guanciale, lo faremo sudare senza olio nella padella a fiamma bassa per una decina di minuti. Sì. Poi faremo una crema con i tuorli e il pecorino. D'uovo e il pecorino, abbondante pecorino romano. Guanciale, fiamma bassa, lo lasciamo sudare 10 minuti. Messo l'uovo e pecorino, mescoliamo. Ecco, il guanciale e continua a sudare. Fiamma bassa, non si deve bruciare perché sennò diventa amaro. Si brucia e diventa amaro ed è immangiabile. Una volta buttiamo la nostra pasta. Aggiungiamo un po' di pepe. Quasi pronti, prendiamo un mestolo d'acqua, buttiamo nel nostro uovo e pecorino, serve per pastorizzare un po' le uova e per renderlo un po' liquido, perché altrimenti sarebbe troppo denso. Ok, e scoliamo la pasta. Ok, padelliamo la nostra pasta nella padella con un po' del guanciale, il suo sudore, il grasso del guanciale. Il resto del guanciale lo metteremo alla fine per guarnire il piatto. Padelliamo, fiamma alta, aggiungiamo un goccio di acqua di cottura appena appena, ok. Adesso il passaggio è questo: spegniamo. Versiamo tutto in un contenitore che non sia caldo. Deve essere freddo. Quindi freddo. Prendiamo la nostra crema. Lì. Ok. La buttiamo. Maneggiamo la nostra pasta. Ok. Guardate già la crema. Ok. E così non diventa frittata. Non è frittata. Oh, certo che non è frittata. Aspetta un attimo. Un po' d'acqua. È rimasta attaccata la crema. Ok. Guardate cosa c'è adesso. Vedete? Vedete la cremosità? Questa è la carbonara. Impiattiamo? Ok, impiattiamo. Uno e due. Prendiamo una forchettata di carbonara, giriamo e si mette qua. Guarda che cremosità, guarda, guarda. Oppa. Ok, ok. Prendiamo un po' di guanciale, guarniamo, ferma qua, non ti muovo. E questa, aspetta, manca una cosa, pepe. Che cosa? Il pepe, il pepe, una grattata di pepe. E questa è la carbonara cremosa e buona. Adesso ve la faccio vedere meglio. Eccola. Questa è la mia carbonara.